ragazzi, mi raccomando, scaricate l'applicazione OneFootball che troverete qui sotto in descrizione, che è la migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda il calcio e le notizie sul calcio. Ciao amici sportivi, ben ritrovati in questo nuovo video sul secondo canale. Parliamo oggi, in questo momento, questa sera, della probabilità dell'acquisto di Belotti da parte del Napoli. Se ne sta parlando da un paio di giorni a questa parte, una cifra più o meno intorno ai 60-65 milioni di euro. Cosa ne penso io? Sinceramente, devo essere sincero, io 60 milioni per Belotti non li spenderei neppure se i soldi fossero di qualcun altro. Questo perché Belotti per me è molto forte, per me è un grande bomber, un giocatore che fino a 2 anni fa aveva segnato una valanga di gol, l'anno scorso ha fatto un pochino più fatica, ma è proprio per questo motivo che io non acquisterei Belotti su quella cifra, perché a parte che adesso purtroppo il mercato è andato verso un'inflazione, se possiamo utilizzare questo termine, elevata all'ennesima potenza. Cioè un Dembélé che viene acquistato 130-140 milioni, quanto era stato acquistato, comunque più di 100, dal Barcellona, viene poi svenduto praticamente, è da poco si parla di questa cosa, che ci dovrebbe essere lo scambio con Ramsey. Cioè, questo per farvi capire un attimino quanto stiamo un pochino esagerando con i prezzi. Belotti, ragazzi, oggettivamente non c'è proprio... nessun altro gli dica no, non è vero, per me non è così. No, raga, cioè, se vedi una catapecchia non puoi dire che per te costa 1 milione di euro. Cioè, dovresti abbassare un pochino i calcoli. Cioè, Belotti oggettivamente non vale 60 milioni di euro. Non li vale. Con i prezzi di adesso, con le prestazioni di 2 anni fa, lo potevi vendere a 60 milioni. Lo puoi vendere, il Torino fa bene a volere quei soldi lì. Però se devi andare lì ad analizzare quanto possa valere Belotti, 60 milioni, amici napoletani, non li vale. E se spendete 60 milioni di per Belotti, non ha senso che vendiate Mertens, che ha fatto 60 gol in 2 anni, ok? A 40. A 40. Non ha senso. Dovresti venderlo alla stessa cifra, alla stessa identica. Avete venduto Jorginho a 60 milioni, vi prendete Belotti a 60 milioni. No. Sono cifre propositate, che non hanno assolutamente senso. Tu con 60 milioni ti prendi 3 giocatori forti, 3 te ne prendi, 3, veramente ragazzi, 3 giocatori. Poi Belotti in questo momento è un'incognita gigantesca, cioè se ti fa la stessa annata dell'anno scorso, se non ti fa tanti gol, se fa la fine di Higuaín alla Juve che ha fatto pochi gol e 90 milioni li ha un pochino persi, se così possiamo, anche se in realtà li sta guadagnando altri 56, quindi non è quello, però insomma, 90 milioni non li è valsi assolutamente. Se fa la stessa fine Belotti... Oh, Belotti è forte, eh? Belotti, se inizia a segnare, segna. Però 60 milioni. 60 milioni sono per un giocatore finito, fatto e finito, un campione vero e proprio. Belotti lo è? È un campione vero e proprio? E se non si trova bene con gli schemi di Ancelotti? Perché non prendere un campione? Adesso che i soldi il Napoli ce li ha, perché dice 60 milioni io ce li ho. Adesso che i soldi il Napoli ce li ha, perché non investirli su un giocatore che è considerato un campione? Perché non investirli su Cavani, che ha detto che viene? Perché non investirli su Benzema, su Di Maria? Sono vecchi, dice De Laurentiis. De Laurentiis dice sono vecchi. Mentre Belotti giovane, è ok. Ma chi è che ti fa vincere una competizione? Quello di 30 anni che è da sempre considerato un fenomeno, che ti segna sempre tutti gli anni, o quello di 23-24 quante ne ha Belotti, che è altalenante, a volte ti segna tanti gol, a volte no, che ti ha fatto praticamente una stagione veramente da fenomeno. Cioè il discorso sta tutto lì. Napoli, tu che vuoi vincere lo scudetto, che vuoi arrivare lì, perché non investi sul mercato e sfrutti quei 60 milioni per rafforzare la difesa e rafforzare l'attacco? Cioè, ragazzi, oggettivamente l'Inter in questo momento è più forte del Napoli, eh? Se andiamo a vedere i giocatori uno per uno, poi lì sta tutto nella bravura dell'allenatore, nel saper giocare bene, far giocare bene la squadra, ma se andiamo a vedere uno per uno i giocatori, l'Inter in questo momento ha fatto un mercato pazzesco rispetto al Napoli. Il Napoli non si è praticamente mosso, non si è praticamente mosso. De Laurentiis cosa fa?
siamo abituati a vedere un mercato del Napoli molto braccino corto, siamo abituati. Però se vuoi diminuire il gap con la Juve, era ottima la scelta di Ancelotti, ma è assurda, se prendi Ancelotti è praticamente assurdo non acquistare giocatori dalla caratura importante che ti potrebbe chiedere Ancelotti, i vari Di Maria, Benzema, Cavani, eccetera eccetera. Quei 60 milioni li potresti investire tranquillamente in questo modo. Belotti è una scommessa, magari la vinci, ti auguro di vincerla sta scommessa, ti auguro di vincerla, ma magari no, ma magari no. E che fai, rischi? Per cosa? Non lo so, ragazzi, io la penso in questo modo. Per il Torino ovviamente fanno bene a chiedere quella cifra, però pensavo che gli chiudessero la porta in faccia, invece 60 milioni, ma sì, ma va bene, tanto l'abbiamo appena presi da Jorginho. Quegli scemi del Chelsea che ci hanno valutato Jorginho 60, quando se lo valuto i Belotti 60, ah va benissimo, eccoli qua. Siamo a questi livelli. Fatemi sapere in un commento qui sotto come la pensate. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al secondo canale se ancora non l'avete fatto.